pur essendo ottimisti, non dobbiamo abbassare la guardia, perché l'indice di replicazione diagnostica, che è diverso dall'RT, famoso indice di trasmissione, e l'indice cosiddetto di positività, sono sempre degli ottimi campanelli che devono far destare molta attenzione, quindi sono i campanelli d'allarme. E quindi sicuramente questi ci dicono che dobbiamo intervenire subito nel rintracciamento e isolare subito i focolai che si ripresentano, anche perché siamo quest'anno, a differenza dell'anno scorso, con un virus che non è mai scomparso dallo scenario nazionale. L'anno scorso avevamo avuto, dopo il lockdown, un momento quasi di totale assenza del virus. Poi ci sono stati i famosi ritorni, perché il virus, quando la popolazione è ancora suscettibile, tende di tornare con la sua posizione di trasmissività, ma abbiamo un evento che ci deve tenere un po' in allerta, che è il turismo. Cioè, noi abbiamo delle varianti importanti, come la variante Delta, in presenza di un movimento turistico, e sappiamo che l'Abruzzo è meta ambita di turismo. Però adesso abbiamo sicuramente un effetto protettivo della vaccinazione, quindi questo ci fa stare da una parte più tranquilli, ma non ci dà quella sicurezza di aver debellato ancora questo coronavirus. Il momento in cui c'è una circolazione di una variante che potrebbe comunque aggredire persone che hanno ricevuto una singola somministrazione, perché sappiamo che con due somministrazioni... La variante è la Delta, la variante Delta. Inglese. Sappiamo che con due somministrazioni c'è una copertura del 90% anche nei confronti delle varianti. In Inghilterra, dove hanno puntato su un'unica somministrazione su tutta la popolazione, questa variante non solo sta ricircolando, ma sta dando anche problemi di carattere clinico. Quindi l'obiettivo vaccinale sicuramente è di garantire tutte le seconde dosi. Noi abbiamo già un'ottima copertura, siamo oltre il 50% della popolazione. Quindi, e questo è molto importante. Potremmo anche valutare che nella popolazione 12-18 anni, oggi, questa non potrebbe non rappresentare un grande problema dal punto di vista di obiettivo vaccinale, perché potrebbe essere spostata verso fine agosto e quindi completarla anche a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, però se le dosi arrivano, noi continueremo su questo tipo di ritmo. Qualora ci dovesse essere il cosiddetto shortage, cioè le scorte che si vanno a ridurre, dovremmo valutare qual è l'obiettivo principale. Sicuramente immunizzare gli ultra sessantenni con la seconda dose e da 40 anni in su anche come attività produttiva, può essere un obiettivo principale rispetto ai 12-18 anni.